Ciao a tutti ragazzi, buon Natale. Oggi è il 25 dicembre e sto andando a lavorare. Come al solito c'è un bel tempo, qua a Cheyenne, capelli a top. Adesso vado a comprare dei regalini per i miei colleghi. Ciao. 54. Ho comprato un pacchettino di Ferrero Rocher per tutti, perché è la cosa più italiana che si può trovare qua in giro. Anche perché qui il Natale non è sentito come da noi, è più una festa commerciale come da noi può essere Halloween. E comunque ormai ha una sua importanza. Tra l'altro vi faccio una domanda. Ieri molti miei studenti mi hanno regalato delle mele. Ecco, secondo voi perché per la vigilia di Natale gli studenti o comunque le persone in generale regalano le mele? Prima cosa, i ragazzi mi hanno regalato tantissime cose, l'avete visto proprio poco fa, ma cosa più importante, tutte le classi del primo anno e tutte le classi del terzo anno stanno lasciando la scuola e chi non è di Cheyenne sta tornando a casa, stanno anticipando le vacanze perché la situazione a Cheyenne è un po' più grave e si stanno prendendo dei provvedimenti. Se domani e dopodomani la situazione rimane tranquilla, la città non verrà chiusa. Che significa chiudere la città in Cina? Significa non poter più entrare e uscire, ma la vita continua normalmente dentro la città. Si tratta tra l'altro di una città di 10 milioni di abitanti. E niente, questi sono tutti i regali che ho ricevuto oggi. Abbiamo su alla fer, quelli che abbiamo mangiato in quarantena, un po' di tè, un sacco di fan bien mien coreani, fan bien mien tipici cinesi, un pacco di fazzoletti di carta, un bellissimo ventaglio che vi farò vedere. Eccolo qua. Molto bello il VIX cinese, vitamina B e vitamina C. Ok, magicamente mi trovo in un locale qua alle mie spalle dove passerò la cena di Natale, però fatta il 25 dicembre. No,
Questa è la torta di Natale di Ishan. Dai, calla, calla, calla. Dai, 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 dai. Salute. È stata una serata di Natale particolare, perché raramente mi è successo di fare la cena di Natale. Solitamente in Italia facciamo il cenone di Natale il 24 dicembre, mentre qua abbiamo fatto questo cenone di Natale il 25 dicembre a base di spiedini, eccetera eccetera. Bella lì, va così. Auguri di buon Natale a tutti, e se vi è piaciuto il video mettete mi piace. Secondo voi questa mascherina che cos'è? Perché è fatta così?